In questo video, a 53 punti dal compagno di squadra, Perez ha meno pressione e potrebbe tornare ad infastidire Verstappen. I grandi vantaggi delle sospensioni introdotte dalla Mercedes riporteranno la stella a brillare, mentre la Haas deve assolutamente bilanciare le prestazioni della qualifica con la gara. Ma prima ti invito ad iscriverti al canale se ancora non sei iscritto e a mettere like, a condividere i nostri video per aiutarci a crescere. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni! In Azerbaigian, Checo Perez ha ottenuto la sua ultima vittoria in campionato, la seconda della stagione in 4 appuntamenti, ed era a soli 6 lunghezze dal compagno di squadra, primo in classifica. Un distacco dovuto più che altro all'errore commesso dal messicano in qualifica nel Gran Premio d'Australia, che lo aveva costretto a risalire dal fondo, e che ha permesso a Max Verstappen di prendere il largo dopo aver vinto 3 gare di fila, inclusa la rimonta a metà schieramento a Miami. A questo si sono aggiunti altri 2 weekend da dimenticare, con l'incidente in qualifica a Monaco che lo ha visto tagliare il traguardo in gara fuori dai punti, e a un sabato anonimo a Barcellona che lo ha costretto a schierarsi fuori dalla top 10, riuscendo a portarsi in quarta posizione ma rimanendo tuttavia alle spalle di entrambe le Mercedes. Sebbene il campionato sia ancora molto lungo, i punti che l'olandese ha messo tra sé e l'inseguitore sono 53. Ha una lunga strada davanti a sé prima di giungere al suo ultimo atto ad Abu Dhabi, ma recuperare oltre 50 punti ad un pilota che negli ultimi anni ha lavorato moltissimo sul suo temperamento, arrivando a sbagliare pochissimo o niente, sarà un cammino arduo per il messicano, che comunque non è mai sceso al di sotto del secondo posto in questa stagione. Chris Horner però sostiene che ora Perez avrà meno pressione sulle spalle, dato che la sfida per il titolo sembra ormai meno realistica ed avendo la sensazione di poter correre in maniera più rilassata potrebbe commettere meno errori del consueto. Certo, i 2 ultimi GP sono stati difficili, ma ora l'ampio divario che c'è tra i due potrebbe fargli tornare la fiducia nel mezzo e fare le sue gare con meno pressione. Horner ha sottolineato anche che le simulazioni interne della squadra davano Sergio quinto in Spagna, quindi sarebbe andato oltre le aspettative arrivando quarto. È pur sempre un pilota forte e ha dato più volte dimostrazione di quelle che sono le sue capacità. Il nuovo pacchetto introdotto dalla Mercedes a Barcellona sembra essere oltremodo efficiente, secondo Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria. La doppia V14 rivoluzionata ha permesso un doppio podio meritato al Gran Premio di Spagna e le prospettive del team di Bragley sono cambiate. Il passo in avanti fatto con l'adozione delle nuove pance, ma soprattutto del nuovo fondo e delle sospensioni anteriori riviste, hanno permesso alla squadra della Stella di posizionarsi come seconda forza nel mondiale. Tuttavia, i difetti sono tutto fuorché risolti. Il posteriore della monoposto dà ancora diversi grattacapi a ingegneri e piloti, soprattutto per la posizione dell'abitacolo che è troppo avanti. Un particolare componente della vettura che dipende dalla struttura del telaio e quindi risolvibile solo con quello che sarà di scena sulla monoposto 2024. Le sospensioni hanno comunque migliorato la situazione all'avantreno, poiché sono state pensate per migliorare la dinamica del veicolo, così come il flusso dell'aria dedicato alle pance per il raffreddamento del motore. Shovlin riferisce che si tratta di provare a giocare con le geometrie per influenzare la piattaforma aerodinamica e cercare di ottenere un po' più di stabilità nella vettura. E la nuova geometria ha permesso di avere più libertà e risolvere il problema che hanno sempre avuto nell'ottenere un buon avantreno quando era necessario averlo in curva e una buona stabilità in ingresso quando si frena forte e si curva. È un equilibrio difficile da trovare, perché ci si ritrova sempre con un posteriore debole in ingresso o con un anteriore scarso in uscita di curva. Quindi, viste le restrizioni dovute al budget cap e a 2/3 di campionato ancora da disputare, i Mercedes sperano che queste nuove sospensioni possano essere uno dei punti cardine per il 2024, quando il tetto di spesa ripartirà con la sua massima capacità. Nonostante i fondi limitati, Andrew crede che ci sia un filone di sviluppo abbastanza ricco che possano iniziare a considerare. Non si aspetta passi da gigante, ma i programmi che avevano stanno funzionando. Le caratteristiche favorevoli della pista di Barcellona non hanno favorito la Haas, che dopo una buona prova in qualifica si è ritrovata ad essere l'unica squadra a dover fare 3 soste in gara con entrambi i piloti. Nel tempo sul giro secco sono stati forti sin dalle sessioni di prove libere, con Nico Hülkenberg che si è reso protagonista di un bel terzo tempo e una nona posizione ottenuta in qualifica, poi diventata ottava dalla doppia penalità ricevuta da Pierre Gasly. Sulla lunga distanza la Haas ha accusato un calo brusco sin dalle prime tornate. I problemi di gestione della gomma hanno costretto il team ad anticipare il pit stop.
Una mossa che ha aiutato solo nell'immediato, perché con il passare dei giri sono emersi i limiti della monoposto facendo scivolare i piloti nelle retrovie. Sembra quasi che le parole che Hülkenberg ha rivolto al team le abbia prese in prestito da quanto detto da Jock Lear in merito alla Ferrari SF23 qualche settimana fa. Al momento la WF23 riesce ad esprimersi al meglio in qualifica piuttosto che in gara. Qualsiasi pilota desidera fare un buon tempo in qualifica, ma la realtà è che Nico avrebbe preferito il contrario. Ma questa è la tendenza e la caratteristica che hanno riscontrato finora, e trovare un bilanciamento migliore tra il sabato e la domenica è ciò che chiede al gruppo. Un buon tempo in qualifica non fa altro che alimentare le aspettative per la domenica, che poi non è facile da gestire e da spiegare alla gente. Nico ha avvertito sin dai primissimi giri un forte graining sia all'anteriore che al posteriore, iniziando a scivolare indietro, individuando problemi peraltro molto simili a quelli accusati da Carlos Sainz nella prima parte della corsa. Nonostante il ritmo fosse buono, hanno avuto problemi di degrado con ogni mescola e avendo una sosta in più di chiunque altro non sarebbero mai riusciti a recuperare, non potendo permettersi di superare nemmeno con le gomme più fresche. Entrambi i piloti Haas hanno spinto al massimo dopo le soste, registrando quelli che in quel momento erano i giri più veloci. Quindi bene sul giro secco, ma non sulla lunga distanza. Cercando di trovare una spiegazione alla mancanza di prestazioni sulla WF23, Hülkenberg ha spiegato che il problema è legato ad un mix di ragioni, a partire dalla mancanza di carico aerodinamico e probabilmente anche un po' alle sospensioni. Grazie per la vostra attenzione, non scordatevi di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!